Salve a tutti. Si pensa comunemente che chi abbia potere in questo mondo sia chi ha soldi. Ma siccome la realtà probabilmente è strutturata in modo diverso sul piano ontologico, allora chi ha potere in realtà è chi ha il controllo dei processi e delle leggi fondamentali dell'esistenza. Il fatto che poi delle persone abbiano anche ricchezza in questi ambiti sarà più che altro un effetto di un potere metafisico. Quindi il vero potere ce l'hanno le persone davvero illuminate, davvero consapevoli. Il potere di influire sulle idee, sul pensiero, di illuminare, di consapevolizzare l'umanità. Quello è il vero potere, quello di indirizzare gli eventi, le dinamiche del mondo nella direzione desiderata. Perché è possibile farlo? Grazie alla struttura della realtà che ospita questa possibilità. Non si tratta di creare gli eventi, ma di riconoscere che tutti gli eventi sono tutti compresenti sotto forma di potenziale, di dati, che la realtà fisica è soltanto un livello di realtà, tra l'altro virtuale, non è la realtà di base, è uno dei tanti livelli possibili di esistenza, alla base del quale però ci sta una matrice dove tutto è connesso in un punto. E quel punto è l'eternità stessa della coscienza, dove tutto è Dio, dove noi siamo quel tutto. Allora, capendo da questa prospettiva che vi è un'unità profonda alla base della manifestazione, che il livello sensibile, il mondo sensibile, non è la realtà di base, e che quindi non ci sono forze fisiche che mettono in relazione le cose, ma ci sono nessi ideali. Quindi c'è oggettività, ma è un'oggettività relegata nell'ambito delle strutture matematiche, logiche, al fondamento dell'esistenza. Allora capiamo che queste leggi, queste relazioni non sono indipendenti dalla coscienza e dal pensiero. Proprio perché non ci sono forze fisiche, non c'è un rigido meccanicismo alla base delle interazioni materiali, ma c'è un logos universale, allora è possibile capire razionalmente questo discorso. Quello che volevo dire, comunque, in questo video l'ho detto. È chiaro che il discorso è immenso, infatti ho fatto video di ore e ore su questi contenuti. Per cui invito chi ascolta per la prima volta questi argomenti a fare il piccolo sforzo di ascoltare qualche playlist, qualche video un po' più lungo, perché altrimenti non si può neanche pretendere di giudicare e interpretare questa prospettiva di pensiero. Ci tenevo comunque a ribadire quale fosse il vero potere, perché la mentalità comune ragiona al contrario perché ignora la struttura della realtà e quindi ignorando una comprensione fondamentale giudica tutto il resto sulla base di idee sgangherate e limitate e finisce col credere che chi ha potere è soltanto chi ha denaro. Il denaro certamente è una forma di potere, ma non è una garanzia di potere. Dipende come mai una persona ha denaro, perché è in grado di proiettare dei processi che corrispondono a quella condizione o perché ci è nato. E comunque il potere più grande è quello che ho illustrato prima. Poi c'è un potere ancora più grande, ma ne parleremo nei prossimi video.